Buongiorno a tutti quanti e grazie della vostra partecipazione. Vi presento i relatori di questa nostra presentazione. Io mi chiamo Paolo Paris, sono vicepresidente dell'Istituto Italiano ICBIM. Stefano Antonelli è il presidente. Alessio Bertella, direttore dei servizi IBIM presso ARPACEAS e Marzia Folino, consulente presso ARPACEAS, stessa divisione. BIM Management e Project Management, questo è l'argomento. Evidentemente è l'insieme di due mondi molto particolari che riguardano la progettazione, la gestione di grandi progetti. BIM come gestione tecnologica dell'informazione e project management evidentemente come gestione dello sviluppo e controllo dei costi, dei tempi, degli avanzamenti del progetto. Questi due mondi convivono normalmente nello sviluppo di un grande progetto e richiedono tecnologie e conoscenze particolari dell'uno e dell'altro argomento. Nella nostra esperienza abbiamo vissuto molto spesso la condivisione di esperienze di informazioni tra questi due mondi, ma spesso un mondo non conosce sufficientemente l'altro, tanto da facilitare lo scambio di informazioni di collaborazione. Questo è venuto a mente a noi come in questo corso, sviluppare un corso che è il frutto della collaborazione di due enti, ARPACEAS, quale rappresentante tecnologico degli sviluppi informativi molto importanti, e l'Istituto Italiano di Cultura BIM, che si occupa sostanzialmente della conoscenza del project management nello sviluppo dei progetti con queste tecnologie. Il corso, diciamo che le due entità hanno costituito un insieme di collaborazione e abbiamo sviluppato questo corso. Questo corso quindi ha l'obiettivo di far conoscere al mondo del project management e al mondo della tecnologia BIM gli aspetti reciproci. Soltanto con una profonda collaborazione si riesce a sviluppare correttamente il progetto. Diciamo che le conoscenze totali sia di project management che di BIM non possono essere concentrate in un'unica persona. Forse non è neanche utile che una persona conosca profondamente tutti gli aspetti dell'una e dell'altra disciplina. BIM richiede una profonda conoscenza tecnologica, della gestione dei dati, delle sicurezze, e tutto ciò che è legato alla comunicazione informativa dei dati. Mentre il project management sappiamo bene, e il project manager in prima persona sappiamo bene che è il controllore dei tempi, dei costi, degli avanzamenti, eccetera. Perché il project manager possa sviluppare bene il suo compito, è bene che conosca alcune tecnologie, senza scendere in estremo dettaglio. E viceversa, chi sviluppa tecnologie è bene che conosca le necessità e i tempi che il project manager richiede. Bene, abbiamo quindi studiato la possibilità di costruire questa collaborazione con un corso che appunto si chiama Convergenza operativa e normativa tra il BIM e il project management. Convergenza operativa in modo da comunicare le necessità e le metodologie dell'una e dell'altra tecnologia l'una all'altro e normativa perché non ci dimentichiamo che in fondo al nostro sviluppo dei progetti, forse non in fondo, in testa anzi, c'è sempre una normativa che impone modalità e definizione dei compiti, dei ruoli e così via. Bene, il corso è dedicato a persone singole e anche strutture organizzative, e vedremo più in dettaglio successivamente a chi può interessare questo tipo di corso, sia per la formazione della singola persona, sia per aiutare la struttura
organizzativa, può essere un'azienda, può essere una pubblica amministrazione e così via. Diciamo che il corso è stato organizzato dai due enti ICBIM e ARPACES, che adesso vi presenteremo con un pochino più di dettaglio. La struttura ARPACES sarà presentata da Alessio Bertella e la struttura ICBIM da Stefano Antonelli. Passo la parola quindi a Alessio, prego. Buongiorno a tutti, grazie Paolo per l'introduzione. A me il compito poi di introdurre la società, qualcuno sicuramente la conoscerà già, delle persone connesse, qualcuno no. Siamo una società che ha ormai 30 anni di esperienza nell'ambito della filiera delle costruzioni. No, le nostre principali attività possono essere riassunte in due grandi filoni. Quello, come ha detto Paolo, della proposta di tecnologie per il mondo delle costruzioni, in particolare tecnologie BIM-oriented che spaziano da quelle per la modellazione, a quelle per la gestione dei dati, come data environment, alle piattaforme di coordinamento e di modeling co-checking. Oltre a una branca di tecnologie per il calcolo strutturale di elementi finiti per la geotecnica, che rappresentano, diciamo, l'attività storica di ARPACES, il motivo per cui è nata più di 30 anni fa, e a queste sono affiancate invece attività di tipo più consulenziale, mirate non tanto alla vendita, training e assistenza sulle tecnologie, ma mirate al supporto alle aziende, alle organizzazioni, diciamo, tutta la filiera delle costruzioni per l'implementazione metodologica del BIM inteso come strumento utile alla digitalizzazione del comparto delle costruzioni. E in questo senso, ormai da molti anni, supportiamo tante aziende del settore, da società di costruzioni e da società di ingegneria, di architettura, a stazioni appaltanti pubbliche e private, insomma, tutta la filiera in questo senso. Se puoi andare avanti. Ecco, quello che poi in particolare appunto la divisione che si occupa di questi servizi fa sono questi tre grandi ambiti. Sicuramente formazione, il BIM, la digitalizzazione sono innovazione e nell'ambito dell'innovazione il comparto ha bisogno di essere formato. La formazione noi la intendiamo su tre grandi macro aspetti, quello normativo e giuridico, importantissimo perché esistono standard nazionali e internazionali enormi. Stato italiano che vincolano l'adozione del BIM e spiegano e ci danno le best practice per adottare metodologie nuove, procedure nuove. Gli aspetti legati alla tecnologia, il BIM è tanta tecnologia che deve essere però conosciuta, approfondita in tutte le sue sfaccettature. Non si parla solo di modelli tridimensionali, il BIM è molto, molto di più, e ovviamente di metodi e procedure che, guarda caso, poi hanno sicuramente larghissime interconnessioni con quelle che sono poi i metodi e le procedure tipiche del project management. Uno dei motivi per cui è importante che questi due ambiti si parlino sempre più strettamente fra di loro. Ci occupiamo poi di consulenza, come dicevo prima, quindi degli aspetti meramente consulenziali di supporto all'adozione. Una volta, diciamo, conosciuto il tema, le organizzazioni devono imparare ad adottarlo in maniera efficiente, efficace. E anche in questo sicuramente le tecniche di project management qualcosa hanno da dire al di là dell'interconnessione semplice su poi la gestione di grandi progetti, ma anche proprio sull'implementazione devono essere presenti competenze di project management per gestire un progetto di implementazione, banalmente. Faccio questi brevi accenni proprio per far capire quanto è importante la connessione delle competenze di BIM management e di project management. Facciamo progetti di implementazione veri e propri che partono da assessment iniziali, di valutazione delle procedure e delle tecnologie, poi si fanno progetti di evoluzione procedurale, documentale, tecnologica che poi si testano normalmente in progetti pilota e possono consentire anche di conseguire la certificazione BIM a livello di organizzazione, quindi quella che è definita poi dalla prassi di riferimento 74 del 2019 SGBIM, sistema di gestione.
Ci occupiamo poi di certificazioni in maniera diretta, non siamo un ente di certificazione, ma siamo un organismo di valutazione per diversi enti di certificazione. Quindi vuol dire che prestiamo il nostro personale, come personale tecnico, consulenti che sono in grado di auditare, valutare le figure professionali tipiche che sono nate con il BIM, quindi BIM manager, BIM coordinator, BIM specialist, CDM manager, per i quali volendo facciamo anche formazione. Ecco, questo in brevissimo è quello di cui si occupa ARPACERS, che poi, come dicevamo, stretta una profonda sinergia da diversi anni con l'Istituto Italiano di Cultura BIM, con il quale abbiamo avviato anche partnership e collaborazioni. Quindi passo la parola a Stefano che vi introdurrà cos'è il CBIM e poi si parlerà del corso. Grazie. Senz'altro, grazie Alessio. Buongiorno a tutti. Dunque, l'Istituto Italiano di Cultura BIM, come mai nasce nel 2018 un'associazione di questo tipo? Innanzitutto siamo molto giovani di fondazione, ma portiamo un bagaglio culturale piuttosto pesante, perché i soci fondatori sono tutte persone molto esperte, diciamo ingegneri e architetti di lungo corso, diciamo così, e al nostro interno quindi abbiamo anche molte competenze. Il motivo per cui nasce questa associazione è perché molti di noi siamo, anche i nostri soci fondatori sono anche collaboratori di vecchia data, appunto in ambito lavorativo, c'è anche una forte collegamento di amicizia. Ci siamo resi conto che effettivamente c'è un problema di comunicazione, di informazione e quindi anche di formazione su tanti processi produttivi dematerializzati, cioè digitali. Quindi la digitalizzazione del processo produttivo è un qualche cosa che diciamo è l'aspetto fondante della nostra associazione, e noi ci siamo presi così l'onere, così come anche hanno fatto altre organizzazioni in Italia, non tantissime per la verità, una di queste è ARPACEAS, proprio in questo settore. La convergenza BIM e project management, perché noi abbiamo una specializzazione nei processi produttivi, nel project management, e c'è una convergenza sul BIM, non è un fatto assolutamente scontato. Non è scontato perché per troppo tempo direi si è pensato che BIM fosse soltanto un problema di carattere tecnologico, e invece c'è anche un problema dietro di carattere organizzativo. Riorganizzare una filiera produttiva come quella del settore dell'edilizia e delle infrastrutture non è un fatto banale. È come riorganizzare uno stabilimento industriale, spostando l'attenzione dai processi convenzionali a quelli digitali. Quindi diciamo, il nostro obiettivo è questo, è l'obiettivo di diffondere quanto più possibile le migliori pratiche, quelle che qui vedete di controllo e gestione dei processi produttivi. Facciamo formazione, senz'altro, facciamo formazione, facciamo informazione tecnica nel settore appunto dell'IT, inteso come strumento abilitante per questi processi. Recentemente abbiamo inserito anche il filone della cyber security, proprio utilizzando le competenze di uno dei nostri soci fondatori. Va anche detto, ecco, visto che ci sono, dico anche che tutti i soci, anche non i soci fondatori, tutti quelli che si associano al nostro istituto, sono chiamati a dare un contributo in termini di idee. Poi adesso ne parlerò un po' più diffusamente tra poco. Forniamo servizi di assistenza per i professionisti e per le aziende. Molti soci che hanno già seguito i nostri corsi, anche dopo i corsi, ci chiamano, ci chiedono un parere, possiamo fare delle valutazioni insieme, organizziamo anche delle sessioni di analisi del fabbisogno formativo per le aziende, facciamo delle personalizzazioni per la formazione richiesta dalle aziende, dalle imprese. Siamo anche sede di valutazione, ovvero di esame, per alcuni exam providers.
in collaborazione con alcune società. Una di queste società, che è anche una società che appartiene all'insieme dei nostri fondatori, dei soci fondatori, è la società Algoritmi, che è una società che è anche valutatore d'esame. Andiamo sulla, grazie Marzia, andiamo sulla slide successiva. Ritorno pure indietro. Quindi formazione, consulenza, esame di certificazione. Siamo una sede d'esame certificata del CMQ per la 11648 in collaborazione con il valutatore, l'azienda di valutazione, che è la società Algoritmi, che è anche uno dei nostri soci fondatori. Facciamo anche editoria tecnica, quindi molti dei nostri soci sono impegnati tuttora a realizzare testi tecnici innovativi, testi didattici. Organizziamo seminari, anche lezioni gratuite. E questo quindi è il nostro bagaglio di servizi offerti ai nostri soci. Abbiamo intenzione il prossimo anno, lo accenno soltanto rapidamente, anche di organizzare, cerchiamo di organizzare con maggiore frequenza alcune lezioni gratuite, come già abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni, tra il 2018 e il 2021. Cercheremo di intensificare anche questo aspetto. Io ti lascio la parola, Marzia, così entriamo un po' più nel contenuto proprio del corso. Grazie Stefano, ringrazio tutti i relatori che mi hanno preceduto. Prima di arrivare effettivamente a descrivervi, raccontarvi quelli che sono gli obiettivi che abbiamo immaginato del corso, lasciateci dedicare solo veramente qualche minuto a una descrizione del contesto all'interno del quale questo corso si inserisce. Sono concetti su cui credo che conosciamo tutti, però come allineamento tra noi, no? Sappiamo che abbiamo parlato tanto di convergenza tra BIM e Project Management. In realtà sappiamo che il concetto di convergenza sta diffondendo a livello di trasformazione digitale. Quindi è una convergenza che intendiamo tra il fisico e il digitale, per esempio. Pensate ai gemelli digitali che riusciamo a creare con le nostre tecnologie altamente innovative. Una convergenza tra ciò che è computazionale, ciò che è parametrico, quanto sia importante che i dati, che di fatto è ciò che ci interessa quando parliamo di BIM e anche di project management, siano anche leggibili però dai nostri computer. La convergenza tra procedure, processi, efficienza, intelligenza artificiale, tecnologie altamente innovative, ma anche appunto modi con cui compiamo certe attività. Ecco perché è importante sottolineare come la digitalizzazione, intesa proprio come trasformazione digitale che permea tutti i nostri processi, debba essere computazionale, quindi debba essere anche machine readable. Ora, quello che vedremo durante il corso è proprio la convergenza in particolare a cui stiamo assistendo tra il BIM management e il project management. Ora, per darci un'idea molto intuitiva di cosa questo significhi, abbiamo pensato a un parallelismo con un qualcosa di molto semplice, come potrebbe essere la costruzione di un armadio. Semplice o complesso, decidete voi in realtà. Cioè, cosa serve per costruire un armadio, per costruire un bene, un'infrastruttura, per gestire un patrimonio costruito, per gestire un progetto? Di fatto serve innanzitutto strutturare i nostri dati, quindi strutturare i dati che abbiamo a disposizione, conoscere quali sono le procedure per gestire questi dati e conoscere l'oggetto. Quindi da un lato conoscere l'oggetto armadio e dall'altro conoscere i passi da compiere per arrivare alla sua costruzione. In questo senso, se trasliamo questo ragionamento nel mondo delle costruzioni, più per esteso nel tutto ciò che riguarda costruzione e gestione dei nostri beni,
Quello che serve è declinare delle procedure chiare, precise, con chiari riferimenti alle responsabilità, alle persone coinvolte, agli strumenti che vengono utilizzati. E serve unire tutto questo che potremmo definire come gestione informativa abilitata dal Building Information Modeling, unirlo alla gestione del progetto. Questo concetto, in realtà, chiamiamo qui semplificato, è reso molto bene anche dalle nostre recentissime giovani norme. Questa figura probabilmente la conosciamo tutti. È tratta dalla ISO 19650, che ci parla proprio di gestione informativa. E da qui risulta chiaro come in realtà il BIM, la gestione delle informazioni, sono il cuore di una, potremmo definirla una cipolla, gli inglesi soprannominano questa figura come the onion figure, cioè in realtà la gestione informativa è il cuore. Si inserisce però in un framework più ampio e in particolare è il secondo strato che andremo ad analizzare insieme, cioè la gestione del progetto. C'è poi un ancora più ampio contesto, uno strato che avvolge tutto, di cui dobbiamo essere consapevoli, che è la gestione della qualità. Tant'è che qua si fa riferimento evidentemente alla ISO 9001. Quindi grazie alla Ecco, struttura. Vai, no, Stefano. scusa, grazie. No, appunto, giusto per interagire un attimo sul discorso qualità. Molto spesso noi sentiamo sui nostri corsi che qualcuno ci chiede, sui corsi di project management o anche di BIM, e qualcuno ci chiede della qualità. Allora, come si fa a fare qualità all'interno di un progetto, quindi di un qualche cosa che ha una forte connotazione esecutiva. La qualità dell'organizzazione, come si esprime? Si esprime nella qualità del processo produttivo, come viene tenuto sotto controllo. È uno dei motivi per cui noi traduciamo, noi come istituto, e devo dire in Italia siamo gli unici, traduciamo project management e non gestione del progetto, ma direzione del progetto. Perché non si tratta di gestire, la gestione lo fa, non so, l'amministrazione contabile in un'azienda, è la direzione dell'azienda che guida l'azienda, così come all'interno del progetto è il project manager, il direttore lavori, il direttore di cantiere o il direttore esecutivo che dà la direzione al progetto. E questo è il concetto di qualità che ovviamente nella 9001 è delineato secondo gli scopi precisi della qualità aziendale, e il project management, paradossalmente parlando, non so, la 21.500 implicitamente parla di qualità quando esprime appunto e definisce i processi di direzione e controllo del progetto. Ecco, quindi quando trasferiamo il concetto progettuale dall'asset informativo al progetto informativo, perché poi la dematerializzazione del processo produttivo parla necessariamente di informazione, di flusso di informazioni, e parliamo anche di controllo di questo flusso informativo. Ecco perché si parla di organization management, ed è uno dei motivi anche per cui il primo testo che l'istituto ha lanciato sull'editoria e ha pubblicato nel 2019 è stato project management organizzativo, no? È un concetto che gli americani e i giapponesi conoscono molto bene e che in Europa fa un po' fatica a entrare nell'anima delle organizzazioni e delle aziende, pubbliche o private che siano. Prego, Marzia. Grazie Stefano. Certamente quello che diciamo che uno dei fattori più impegnativi che porta il BIM è proprio l'accento che viene messo sulla collaborazione tra le persone. Quindi tutto ciò che stiamo dicendo comporta sia una direzione del progetto, ma affonda le sue radici anche appunto all'interno di un'organizzazione. Cioè, quando parliamo di collaborazione, intendiamo
Certamente la possibilità di collaborare insieme per dare forma alle informazioni, quindi per creare i nostri modelli informativi intesi come contenitori di informazioni. In realtà però stiamo dicendo molto di più, come sappiamo, cioè stiamo considerando la possibilità di condividere le informazioni attraverso però procedure, processi strutturati e standardizzati. Quindi si tratta di determinare responsabilità accanto anche alle competenze. Lo vedremo anche insieme quanto siano decisive le figure che la Uni 11337 declina in ambito BIM, quindi il BIM manager, il BIM coordinator, il BIM specialist e il CD manager. E il BIM dovrebbe, ci aiuta in effetti a interagire utilizzando appunto procedure sistematizzate. Se dovessimo pensare quando è nato il BIM, potremmo dire anni 70 del Novecento, quindi poco o tanto tempo fa, lascio scegliere a voi. Di fatto, cos'è che sta cambiando ora? Sta cambiando da un lato appunto il forte accento sulla collaborazione e dall'altro anche la possibilità di accedere a un numero incredibile, a una quantità incredibile di dati, tant'è che parliamo spesso di big data. Ora, diciamo, come ogni cambiamento che introduciamo all'interno della nostra vita, introdurre come cambiamento il Building Information Modeling, la gestione informativa, la direzione di un progetto all'interno delle nostre attività quotidiane, viene, come dire, stimolato da diversi, può essere stimolato da diversi fattori. Qui vi abbiamo riportato uno studio secondo cui appunto vedete quali sono i principali driver dell'adozione relativamente all'adozione del BIM. E abbiamo parlato di organizzazioni e quindi anche di scenari differenti che si aprono legati all'interazione tra organizzazioni diverse con livelli di maturità digitale differenti. Quindi, tra i principali fattori che possiamo evidenziare c'è sicuramente una pressione da parte dei committenti, da parte dei client, da parte anche di chi effettivamente è l'owner del nostro patrimonio, anche perché sappiamo che sarà poi effettivamente l'owner a avere i maggiori vantaggi dall'introduzione della gestione informativa e della standardizzazione all'interno dei processi, proprio perché se pensiamo al total cost of ownership di un bene, tre quarti di questo costo è relativo a gestione e manutenzione, solo un quarto è relativo invece alla progettazione e costruzione del bene. E questo si lega direttamente anche al fattore competitività e quindi concorrenza sul mercato. Certamente, mai come oggi, conoscere il BIM, la gestione informativa e la gestione di un progetto ci dà un valore aggiunto, che non è necessariamente, come dire, le certificazioni, poi lo vedremo, non sono obbligatorie, un obbligo, però appunto danno sul mercato valore aggiunto riconoscendo le nostre competenze. Certamente ci sono pressioni che conosciamo bene anche a livello di governo, quindi a livello di leggi, di codici. Conosciamo bene gli obblighi che impone il nostro codice dei contratti pubblici e quindi anche il DM560 e il suo aggiornamento. Ci sono anche fattori derivati, a prescindere dagli obblighi, proprio da un evidente risparmio che comporta l'adozione del BIM e della gestione del progetto, legato proprio a un minor spreco di tempi, di costi e di energie. Sì, e qui io mi inserisco perché questo il concetto di tema del risparmio, anche lì, dalla nostra esperienza di contatto con organismi pubblici e privati, quindi aziende, imprese, anche professionisti, studi di progettazione, diciamo, uno dei temi che emergono, uno degli antitemi tra quelli che emergono, è il discorso dei tempi e dei costi. Io sono personalmente del parere che la questione economica è sempre superabile.
Quello che non possiamo superare è il problema del tempo, nel senso che il tempo non ce lo restituisce nessuno. Quindi, e poiché il tempo è la variabile indipendente, il costo dipende dal tempo. E quindi se noi vogliamo paradossalmente ridurre i costi, dovremmo teoricamente allungare i tempi di esecuzione. Questo è un fatto provato, anche se non deriva dal buon senso. Il buon senso ci direbbe esattamente il contrario. E in realtà invece è così, cioè comprimendo i tempi tendono ad aumentare i costi. Ma questo però dimostra come il fattore tempo sia assolutamente strategico. È uno dei motivi per cui quando si parla di investimenti bisogna fare presto e subito, perché l'investimento ha una scadenza, è un po' come lo yogurt nel frigorifero. Non possiamo andare lunghi sui tempi. È uno dei motivi per cui a livello governativo, italiano ma anche europeo, si punta molto l'attenzione sulle scadenze degli investimenti. No, poi ne parleremo. Su questa massa enorme di soldi che dovrebbero arrivare dall'Europa, l'Europa ha già messo una scadenza, non soltanto per l'Italia, per tutti i paesi europei. E quindi c'è un motivo per cui viene messa la scadenza, perché questa scadenza rappresenta il punto di ritorno dell'investimento. Se noi andiamo troppo lunghi, questo investimento non darà ritorno. Ecco, questa è la questione fondamentale. E quindi la direzione dei progetti. Anche qui la direzione progetti BIM rappresenta un elemento, un fattore vincente per, a livello governativo per ottenere i benefici nei tempi previsti. Quindi tutte le aziende che si dotano di queste capacità riescono a ottenere una competitività maggiore in un contesto altamente competitivo, come vedete qui, pressione della competizione, ma anche una pressione da parte della committenza. Per fattori che sono anche legati al denaro pubblico, quando parliamo di denaro pubblico, ma vale anche negli investimenti privati. Ecco, e il tema della capacità si lega direttamente anche al tema delle competenze, quindi la possibilità di combinare conoscenze acquisite con esperienze pregresse e anche una certa dose di soft skills per portare a termine compiti o comunque in situazioni di lavoro. E il tema delle competenze ritorna se guardiamo anche. Ne potete leggere tantissimi di bandi in cui vengono richieste delle competenze specifiche. Ora qui, perdonate la slide un po' piccola, probabilmente si legge molto poco, però di fatto quello che sono riportati sono due estratti di bandi in cui vengono richieste le competenze di figure esperti BIM. Da un lato il BIM manager, dall'altro BIM manager e BIM coordinator, però di fatto ne abbiamo tantissimi di questi esempi, quindi sono capacità e competenze che sempre più vengono richieste. Vengono richieste sia appunto all'interno di bandi, questi sono bandi pubblici, ma anche se pensate nel momento in cui si affronta effettivamente una commessa, il tema delle competenze è imprescindibile all'interno di una richiesta all'interno dei requisiti informativi che esprime il committente, quindi all'interno di un capitolato informativo, anche per come ce lo descrive la Uni 11337, evidenziare le competenze in ambito BIM messe in gioco per la specifica commessa diventa fondamentale e anche le relazioni che ci sono tra questi ruoli. Tra ruoli, come dire, BIM legati al Building Information Modeling e alla gestione informativa, e anche tra questi e altre figure, che possono essere figure tradizionali e anche figure legate proprio al project management. E anche di questo lascio di nuovo la parola a Stefano, ci sono tanti bandi che possiamo andare a consultare. Sì, assolutamente. Quest'anno in modo particolare ci sta un'esplosione di bandi, appalti pubblici, quindi stiamo parlando di investimenti pubblici, dove vengono richieste sulle opere civili in particolare, dove vengono chiesti i project manager con esperienze, ovviamente tutti questi criteri di valutazione, questo è un criterio della gara.
ASPI 1 dell'Aquila, che si è svolta tra marzo e aprile, ovviamente dà dei punteggi, quindi non è non sono richieste di certificazioni obbligatorie per le imprese, ma danno un punteggio molto elevato sui bandi. Vediamo in un altro successivo, ecco qui ce ne sta un'altra. Come vedete, di volta in volta compaiono anche delle sigle, no? Ad esempio, dice la certificazione Project Management, quella rilasciata dall'ente privato americano, il PMI, piuttosto che dall'altro ente svizzero, se non sbaglio, IPMA, o dal o il Prince2 di proprietà del governo britannico. Quindi vengono presentate, come vedete, alcune certificazioni a titolo di esempio. Qui, ecco, interessante, parla di project management e project controlling. Anche qui è interessantissimo perché c'è una convergenza di due figure parallele. Ecco, Paolo Paris all'inizio diceva ci vuole la collaborazione di più figure professionali. Questo è un bellissimo esempio di un'altra gara, sempre di investimento di investimenti pubblici. Vediamo un'altra, quindi project management e project controlling sono due aspetti interessanti. Qui abbiamo di nuovo il PMI che esce fuori nuovamente con la certificazione PMP, quindi, o equivalente, come si vede. Lo scopo qui parla dello scopo del servizio, quindi l'affidamento dei servizi di project management, e quindi non si parla del project management, ma qui addirittura lo scopo dell'appalto è appaltare i servizi di project management. Questo è un livello ancora superiore di integrazione dei processi, quindi l'intero comparto organizzativo che viene affidato ad un ente terzo che ha evidentemente una specializzazione che una pubblica amministrazione necessariamente non può, ma io dico non deve neanche avere una così forte specializzazione. Andiamo avanti, ce ne dovrebbe essere almeno un'altra ancora, se non sbaglio. O è l'ultimo? No, ok. Avviso pubblico, qui c'è la ricerca di project manager per la gestione degli appalti. Poi arriviamo al PNRR, Next Generation, che è denso di queste competenze, BIM, project manager, quindi non si parla evidentemente in modo specifico dell'uno dell'altro, ma se ne deduce appunto dal contenuto in vari settori, quindi anche nel settore efficienza energetica, infrastrutture, telecomunicazioni. Questo qui è un concorso 2.800 esperti di progettazione e controllo, che controllo gli andamenti dei progetti, e credo che siamo arrivati, penso, alla fine di questo excursus di opportunità che il mercato presenta di investimenti. In questo caso abbiamo visto prevalentemente investimenti, anzi esclusivamente investimenti pubblici. Chi si presenterà a partire da adesso, dal prossimo anno, con queste competenze, ovviamente avrà un fortissimo vantaggio competitivo. Prego, Bene. Marzia. Ah, no, scusa, Paolo, scusa. Sì, sì, Paolo. Ringrazio i colleghi per quanto hanno ben esposto il contenuto di quello che sarà questo corso, e cerchiamo di capire gli obiettivi e chi è opportuno che frequenti questo corso. Quindi un obiettivo, come abbiamo detto, è indirizzare persone e aziende. Quindi l'obiettivo del corso è indirizzato alle singole persone che potranno essere consulenti o potranno essere dipendenti di grandi aziende, eccetera, per aumentare la propria professionalità, la propria conoscenza di aspetti del lavoro ancora evidentemente non conosciuti. Ma l'obiettivo del corso può essere anche per le aziende le quali co potranno costruire e conoscere quali sono le figure che al loro interno ancora non esistono,
e quindi capire meglio quella che potrà essere la metodologia di questo lavoro di collaborazione tra gestione del progetto e tecnologia. Quindi lo scopo di seguire questo corso è evidentemente conoscere e approfondire aspetti che, se non conosciuti, non creeranno quella giusta collaborazione che dicevo all'inizio tra gestione del progetto e sviluppo tecnologico della gestione dei dati, della configurazione dei dati e così via. Un aspetto interessante, questo che abbiamo messo in questo secondo capoverso, consentire a pubbliche amministrazioni e operatori economici di delineare alcuni parametri di un modello di misurazione del proprio livello di maturità tecnico-organizzativa, che vuol dire che un'azienda, per capire se è all'altezza di lanciare delle richieste di offerta, dei capitolati d'appalto e verificare il lavoro come si sviluppa, deve crearsi una sorta di modello all'interno per valutare se tutte le risorse di cui dispone sono effettivamente sufficienti a sviluppare questo lavoro che sempre di più si indirizza verso la collaborazione. Non è escluso che l'azienda possa anche fare una scelta, nel senso o crearsi delle figure interne più estese, project management con conoscenze di tecnologia e viceversa. Oppure, come diceva Stefano Antonelli precedentemente, creare, cioè richiedere dei servizi esterni, per gestire il progetto. Nel senso che, un controllore di avanzamento, per esempio, non necessariamente può essere all'interno della struttura, ma può essere un servizio, reso dall'esterno. Quindi, capire all'interno dell'amministrazione, all'interno della struttura, qual è il livello di conoscenza e di servizi presenti, può essere appunto uno scopo del perseguire questo corso, che effettivamente ci insegna a riconoscere quali sono i vari aspetti che partecipano a un sviluppo di progetto. Il corso, aggiungo, no, scusa, torno un attimo su, un attimo. Ecco, il corso non ha come obiettivo l'acquisizione di certificazione. Che vuol dire questa frase? Che al termine di questo corso, come in altri casi avviene, non c'è una certificazione, perché non è lo scopo di questo. Lo scopo del corso è di far capire alle persone eventualmente che cosa devono ancora approfondire. E quindi quali altri corsi potranno seguire effettivamente per raggiungere una certificazione. È importante, spesso noi non sappiamo che cosa non sappiamo, una frase un po'. I destinatari quindi alla fine sono i singoli individui per un, che hanno lo scopo di aumentare la propria professionalità, ovvero le organizzazioni per aumentare la propria competitività e la propria presenza sul mercato e aiutarli quindi a scrivere dei capitolati d'appalto più esaustivi. Bene, procediamo alla prossima schermata. Ecco, sul programma del corso Alessio forse ci può dare dei dettagli migliori. Prego. Bene, sì, il programma è molto articolato, poi eventualmente si avanza che Stefano possa intervenire. È composto da varie unità, come vedete sono sei. È ovvio che si parta con il tema del BIM management inteso proprio come soprattutto quella parte dell'attività che è orientata alla gestione di uno standard, di una metodologia, di una serie di metodologie correlate alle tecnologie e correlate anche ai ruoli e alle responsabilità, e quindi quelle che poi possono essere le interconnessioni col project management, così come l'unità 2 ovviamente deve essere una doverosa introduzione a quello che è tutto il tema relativo invece al project management e quindi a tutti gli ambiti che competono a questo metodo, a questa modalità e capacità di gestire i progetti. Poi l'unità 3 ovviamente si occuperà degli aspetti di convergenza fra chi si occupa
di project management che si occupa tradizionalmente della gestione dei progetti, dei processi, progettazione, costruzione, manutenzione, e chi invece dal lato della digitalizzazione entra come esperto portando, diciamo, con sé un bagaglio di conoscenze ed esperienze alternativo, complementare, direi, no? Quindi questa è sicuramente un'unità molto importante. Poi sarà ovviamente il tema del project management è ampio e complesso, quindi ci sarà una parte 2 nell'unità 4, e poi sarà dato ampio spazio nella parte 5 e nella parte 6 a delle esercitazioni, esatto, che riescano a, diciamo, far allenare, mettiamo così, chi fa l'esercitazione nella gestione di un bando, una progettazione definitiva esecutiva, utilizzando l'interconnessione di queste due tecniche e metodologie di lavoro, che questo è poi l'aspetto secondo me più efficace. Ecco, poi se Stefano vuole aggiungere qualcosa. Sì, allora le esercitazioni che noi vediamo in fondo, unità 5, unità 6, sono tutto sommato l'aspetto centrale di questo corso, nel senso che abbiamo valutato con molta attenzione e serietà la necessità di lasciare poi in mano ai partecipanti un'esperienza operativa, seppure di livello didattico, attraverso l'esercitazione. Questo perché sul BIM management, ma anche sul project management, noi forniamo appunto dei contenuti introduttivi che consentono di aumentare la consapevolezza dei tuoi temi. Sull'esperienza, alla base dell'esperienza di Alpaceas, che abbiamo verificato, effettivamente poi sono temi diciamo di una tale complessità per cui già una trattazione introduttiva rappresenta già uno scoglio importante che va superato attraverso l'esercitazione. Ma già a livello di introduzione si potranno vedere una serie di contenuti sulla direzione e conduzione progettuale di un investimento con tecnologia BIM, che consente di toccare con mano veramente consente ai partecipanti di toccare con mano gli aspetti rilevanti che poi ovviamente potranno poi essere liberamente approfonditi o con studio personale o con altri corsi specialistici. Le esercitazioni hanno proprio questo scopo, cioè poi insomma chi torna poi all'interno della propria struttura organizzativa potrà effettivamente beneficiare operativamente, quindi non sarà stata soltanto una lettura teorica, no? Ma potrà iniziare effettivamente a utilizzare questi contenuti, non fosse altro che per valutare, come diceva Paolo Paris prima, il livello di maturità dell'organizzazione stessa e quindi valutare meglio il fabbisogno interno. Esatto, quindi se volessimo riassumere i punti forti di questo corso, potremmo dire da un lato sicuramente la compliance o comunque la disamina o comunque l'affrontare i temi che vengono affrontati anche all'interno delle norme che più si avvicinano al tema di BIM management e project management, delle norme che conosciamo e che ci sentirete nominare di più, cioè da un lato riguardo alla gestione informativa, la recentissima ISO 19650, nelle parti che sono state pubblicate finora. A livello nazionale faremo sicuramente riferimento invece alla UNI 11337, che è tuttora in aggiornamento. E dall'altra parte, allo stesso modo, le norme che già in realtà vi abbiamo nominato e che già conoscete, relative invece alla gestione del progetto, quindi la 21.500 che fa parte di quello strato intermedio della figura cipolla che vedevamo, e la 11.648 che definisce da vicino la figura del project manager. Esatto. Sì, allora la 21.500 si occupa prevalentemente di definire i processi di progetto, la 11.648 le competenze del project manager, e quindi verranno anche, diciamo, dati degli accenni su questi contenuti. E oltre alle norme, come in realtà già vi abbiamo anticipato,
Affronteremo delle esercitazioni che si basano sull'analisi di un caso studio, dove che si presta in modo particolare proprio perché in questo caso studio, in questo bando, vengono associati, diciamo così, parecchi punteggi premianti, da un lato alla gestione del progetto, ora molto brevemente sugli 80 punti che riguardano l'offerta tecnica, 30 sono associati alla gestione del progetto, al project management, e i restanti 50 sono associati di fatto al BIM. Ora qui il criterio è valutazione complessiva di qualità e affidabilità dell'offerta di gestione informativa in relazione a quelle che sono le richieste del capitolato. Però questo duplice approccio ci consentirà davvero di affrontare entrambi i temi. Sa. Vuoi dire tu, Stefano, sulle modalità, anche se un po' abbiamo già Sì, anticipato? abbiamo già anticipato. Allora, i 6 incontri per un totale di 21 ore su 3 ore e mezza, grosso modo, per ogni incontro, con una frequenza settimanale, online, evidentemente. Speriamo anche di poter ospitare nelle rispettive aule di Milano e di Roma in collegamento online. Sarebbe un bellissimo esercizio anche di aula fisica, oltre che di aula virtuale. Penso che nelle prossime settimane poi verrà inviato e pubblicato anche l'avviso sull'iscrizione al corso. Niente, poi ovviamente durante il corso verranno anche date delle indicazioni per successivi approfondimenti. Ecco, questo è il pacchetto che dovrebbe arrivare, noi speriamo, nel primo bimestre del prossimo anno, quindi tra gennaio e febbraio. Però poi saremo anche più precisi sulle modalità. Grazie a tutti. A Grazie a tutti. presto. Grazie, buona giornata a tutti. Arrivederci. Arrivederci.